Benvenuti a tutti i nostri amici di Perk Talk al 16° appuntamento, questa volta con un orario serale, il primo con orario serale, proprio per cercare di comunque di essere più fruibile a tutti, visto che adesso abbiamo un po' ripreso, cioè noi no, purtroppo, però
c'è chi ha ripreso a lavorare, quindi ecco, l'orario pomeridiano potrebbe essere un pochino più scomodo. Allora, oggi ho veramente il grandissimo piacere di avere come ospite, prima di tutto, un amico, una persona a me molto, molto cara, che conosco da tanti anni, da tantissimi anni, poi ne parleremo con lui. Stiamo parlando di una venticinquina d'anni buoni. Sicuramente uno dei massimi esponenti della batteria e delle percussioni nell'ambito della musica brasiliana, attivo in questo diciamo panorama musicale da più di 30 anni, con tante collaborazioni, con una didattica veramente molto molto diciamo presente nel territorio nazionale. Lui è un percussionista batterista romano, non ha diciamo bisogno di tante presentazioni, ma era doveroso da parte mia fare questa introduzione. E lo faccio subito entrare in diretta con noi. Eccolo qua, Stefano Rossini. Ciao Stefano. Ciao Luca, ciao a tutti, ciao. Gli amici ascoltatori, eccoci qua finalmente. Dicevamo per l'appunto prima, cioè, come li chiamiamo? Video ascoltatori, teleascoltatori, esatto. Diciamo i nostri amici spettatori di questa trasmissione in diretta. Allora, ricordo subito, prima di cominciare ad entrare nel vivo di questa puntata, che chi sta guardando il video dalla bacheca Facebook deve cliccare due volte sul video per entrare all'interno del video, per fare in modo che la pagina si allarghi, il video sia più grande e vede i commenti sulla destra, altrimenti se lasciate un commento sotto noi non lo vedremo mai, cioè lo vedremo solamente a diretta ultimata. Invece se cliccate due volte entrate dentro e sulla destra potete commentare e noi vediamo anche i vostri commenti, quindi avremo il piacere di salutarvi. Allora, senti, Luca, dimmi Stefano. No, dicevo questo, mi avevi assicurato che se qualcuno ci vuole tirare qualche pomodoro non ce lo può tirare, quindi andiamo tranquilli. Ancora la tecnologia non ci è arrivata a questo punto. Allora, va bene, ci arriverà. Allora, già abbiamo 24 persone connesse, io inizio con i saluti, ovviamente tantissime persone che conoscono Stefano, anche il sottoscritto, quindi saluto tutti, ne vedo già tanti. Tu, Stefano, puoi vedere sulla tua destra i messaggi, no? I commenti. Sì, li sto vedendo, saluto tutti, Marise, Silvestro, Roberto Gennarelli, Alessandra, Stella Contini, Cristiani. Addirittura, vabbè, Giuditta, tutti i miei diciamo collaboratori anche diciamo più recenti, Polito Vincitore, certo. Francesco, stanno tutti lì, bravi. Bene, no. Io anche ne approfitto per salutare i miei comunque amici, da Simona, Daniele, Frank Betancourt, il mio ermano cubano, grandissimo musicista, che tra l'altro ha contribuito proprio, lo dico sempre perché a me fa molto piacere, alla sigla iniziale, a questo jingle che abbiamo fatto anni fa per un altro diciamo per un altro progetto, e io ho voluto utilizzarlo proprio come sigla iniziale di Perché Talk, quindi grazie mille Frank. Salutiamo Giovanni Calarco, non so se te lo ricordi Giovanni Calarco, ma tanti anni non lo so, magari se lo vedi sicuramente te lo ricorderai, era uno della mia cricca iniziale dei percussionisti, dei quattro percussionisti, c'eravamo io, Giovanni, Mauro e Giorgio, no? È vero. Sono passati molti anni, però me lo ricordo. Certo. Mario Principato, ciao Mario. Samantha, ok, benissimo. Allora entriamo un po'. Mari Caperna da Foggia, quindi Iaco Sambascul. Insomma, si sta ingrandendo. Qualcuno c'è? Sì, infatti collegano. No, non siamo soli. Si collegheranno anche ad altri paesi.
sparsi quella nel mondo. Speriamo. Allora, speriamo. Benissimo, entriamo nel vivo. Come dicevo, allora, Stefano è espertissimo di musica brasiliana da sempre. Infatti, dicevo prima che noi ci siamo conosciuti, Stefano, mi sembra nel 94-95, in quegli anni lì, non ricordo bene. Forse si collega anche a Medeo dopo. Lui con le date è molto preciso. Quindi magari ci aiuta a ricordare. Comunque diciamo che sì, stiamo parlando all'incirca di quegli anni lì, di quegli anni 90. Sento un disturbo, ok, adesso non più, benissimo. E, proprio per ricordare quegli anni, io vorrei far vedere subito delle foto. Allora, vediamo un po' se le trovo. Allora, così almeno... Eccole qua. Le vedo pure io con adesso che ti faccio vedere cosa hai cucinato, Esatto. La qualità purtroppo non è delle migliori perché sono foto vecchie, non c'era ancora il web, quindi stiamo parlando di veramente tanti anni fa. Allora, ecco qua. Questa è una foto proprio con Amedeo, che ha permesso, che ringrazio tantissimo perché ovviamente grazie a lui che io ti ho conosciuto, come tanti altri percussionisti e musicisti che comunque ho avuto il piacere di avere come insegnanti, perché io vorrei comunque ricordare a tutti gli spettatori che io ho avuto le prime diciamo nozioni sulla musica brasiliana e tra gli altri ovviamente proprio da Stefano, e quindi per me è una persona importantissima sul discorso scuole di samba, San Verredo, sul pandeiro. Ricordo le lezioni che ho fatto con te sul pandeiro, quindi veramente mi hai fatto subito innamorare di questo stile musicale, perché io ho iniziato poi con la musica afro-cubana e poi contemporaneamente, dopo qualche anno, iniziai con quella brasiliana. Quindi tanti seminari che abbiamo organizzato grazie ad Amedeo nella scuola dove quella volta io ero ancora allievo, poi sono passato diciamo insegnante a Iesi. Ricordo, ecco, questa è un'altra foto sempre di quel giorno lì. Questa qua è un'altra foto proprio a Iesi. Questa ancora più vecchia, perché qua ero sbarbato, quindi stiamo parlando veramente di quegli anni lì, ecco. Ma sei sicuro che ero io quello lì? Sì, guarda un po' questa pure. Mamma mia! Questa, bellissima. Sì, fine anni 90, assolutamente. Bellissima. Teniamo un attimo... Me le devi mandare queste foto, perché almeno mi ricordo qualcosa anche di mezzo. Questo ad esempio era un seminario, adesso lo rimetto, che avevamo fatto. Questo mi sembra sia del 2005, questo era il 2005, quindi qualche anno dopo. Sì, qua vediamo sì. La tamburica, no? Parleremo anche di questo strumento particolare. Le cose sono tante. I contributi ne abbiamo veramente tanti, sia foto che video. Entriamo subito nel vivo. Allora, prima di tutto vorrei giustamente citare un po' le collaborazioni di Stefano, che ha una carriera lunghissima, voglio dire più di non so, 40 anni, sto esagerando, Stefano, no? 40 anni? No, purtroppo no. Però andiamoci piano con gli anni, col ricordo degli anni, perché qui ci fanno subito i conti le persone. Esatto, diciamo un po' di tempo fa, dai, un po' di tempo comunque, fa. Dai, per far stare tranquilli tutti, diciamo la verità, mi fanno lo sconto sui treni, quindi oramai i conti se li fanno subito. Cioè. Bene. Allora, io vorrei subito dire che ovviamente parleremo oggi tanto di musica brasiliana, dei progetti di Stefano, però è giusto anche ricordare che Stefano, sia come batterista che come percussionista, è stato turnista, ha fatto tanti tour, ha avuto tante collaborazioni con degli artisti anche al di fuori della musica brasiliana e con alcuni... anche se non fanno parte della musica brasiliana, comunque hanno avuto dei progetti nell'ambito della musica brasiliana. Allora,
Ad esempio, mi viene da citare subito Carosone, con il quale hai lavorato per tantissimi anni, per poi passare ad Ornella Vanoni, Gino Paoli, con il quale hai fatto un tour nel 1985 molto importante di tutti i teatri italiani, c'è stata addirittura una replica con Peppino Di Capri, Fred Bongusto, e qui arriviamo ad esempio già ad un artista con il quale hai avuto l'occasione di lavorare anche in ambito brasiliano, perché se non sbaglio mi raccontavi che con Bongusto in Brasile hai fatto delle serate, un tour con Toquinho addirittura. Sì, vero, questo, sì. Con Toquinho. Quindi ecco, sì, diciamo che queste sono delle collaborazioni, e poi ovviamente non li sto a citare tutti perché sono veramente tante le collaborazioni. Io sempre, dico sì, sempre che ho un onore incredibile a ricordare tutte le tappe della mia vita, della mia carriera di lavoro, perché a parte mi hanno insegnato tutte veramente tutto quello che sono, lo devo agli artisti con cui ho collaborato, agli amici musicisti con cui, certo, ho avuto la fortuna di lavorare. Sì. Ma in particolare, ecco, ce ne sono alcune cose che, se le ricordi, ecco, per esempio questa con Bongusto, sì, mi, sì, ha portato fino in Brasile a collaborare con a una mini tournée Toquinho Bongusto e poter, sì, suonare in un tempio della musica in Brasile, a Rio de Janeiro, che è Canecao. È un, sì, posto straordinario dove, sì, veramente per me è stata una felicità immensa poter lavorare in quel posto. Immagino. E quindi diciamo che allora entriamo un po' anche nel discorso brasiliano. Come ti sei avvicinato? Perché tu hai iniziato con la batteria. Ecco, vorrei fare questa piccola introduzione perché mi piace dirlo senza ovviamente nessun tipo di polemica, ma è solo una precisazione che da percussionista mi piace fare. Stefano è un percussionista e batterista, ma Stefano è veramente un batterista con i controfiocchi e un percussionista con i controfiocchi, perché ahimè oggi tante volte si vedono tanti musicisti, no? E prima di tutto, prima di questo, è un musicista, questo ecco da ovviamente da specificare. No, voglio fare questa precisazione perché tanti oggi nei flyer scrivono batteria e percussioni, quindi batterista e percussionista, poi uno va a vedere e magari nella batteria ha un campanaccio piuttosto che un dei bongo, e da lì diventa anche percussionista. Questo sminuisce un po' la categoria dei percussionisti, quindi Perk Talk, essendo una trasmissione rivolta ai percussionisti, mi sembrava giusto fare, e Stefano è uno dei pochi che io conosco qua in Italia veramente al top, sia con la batteria che con le percussioni. Chiusa parentesi, non voglio, senza ovviamente senza polemica, ripeto, dicevo, allora, come ti sei avvicinato da batterista, perché è stato il tuo primo strumento la batteria, come ti sei avvicinato al discorso delle percussioni e anche al discorso della musica brasiliana? Quando è nata questa passione? C'è stato un evento, un episodio che ti ha fatto scoprire questo mondo? Parlaci un po' di questa cosa. No, guarda, è molto semplice. Io studiavo batteria da piccolo perché era il primo riferimento che ho avuto, e ho avuto la fortuna di iniziare a studiare con un batterista americano che era di passaggio a Roma in quegli anni, e però si era fermato per circa 4 anni qui perché si è sposato con una pianista, si chiamava Marvin Smith Bugalù, soprannominato Bugalù, che molti conosceranno senz'altro perché è stato qui un lungo periodo. E sì, io ho avuto la fortuna di studiare con lui e di avere l'iniziazione dal punto di vista didattico con lui. È stata una cosa straordinaria perché ho preso tutto quello che può essere la parte della tecnica, della coordinazione con lui, quindi mi è servito tantissimo. Però Marvin mi diceva sempre: c'è qualcosa, dice, tu sei molto musicale Stefano, suoni benissimo, studi, però c'è qualcosa che sento. Dico: guarda Marvin, io un giorno mi sono confidato, perché lui mi diceva sempre: mi raccomando, prendi le cassette, perché allora c'erano le tape, no? Le cassette, sì, anche sì, da C60, da C90, c'erano anche le C30, eccetera. E suona tutto il tempo con le cassette, con Max Roach, con Elvin Jones, e io quando tornavo a lezione dicevo: sì, va bene, ho studiato. Lui sentiva, diceva: sì, ma non mi sembra che hai studiato tantissimo. E io dicevo: ma va bene, allora ti dico la verità. Un giorno ho detto la verità, dico: guarda, io veramente amo tantissimo la musica brasiliana,
e sto tutto il giorno con i dischi che avevo di samba jazz dell'epoca, quindi il trio di Milton Banana, Os Gatos, San Balanzo Trio, Bossa Tres, e questi dischi che erano finiti nella mia, diciamo, conoscenza. Poi mio papà aveva un trascorso anche, diciamo, di tipo portoghese, adesso senza entrare nel... E sì. Quindi giravano dischi anche di cantanti, anche Jair Rodriguez, Elis Regina, nella mia casa, e quindi io sentivo questa musica piena di ritmo e di strumenti, di percussione, di colori, e dico, ma io... E l'unico riferimento che avevo erano questi dischi di samba jazz, che per me erano tutto. Io tutto il giorno, invece di stare con i dischi di Elvin Jones, di Philly Joe Jones, Max Roach, stavo con questi dischi, e un giorno glielo dissi. E lui mi disse, guarda Stefano, allora tu devi andare e conoscere Afonso Vieira, che sta qui a Roma col trio, con De Paola, una fortuna perché con lui. E io piano piano cominciai a frequentare Afonso, e io, solo che Afonso non era un didatta e non era capace, non aveva la voglia, insomma, la possibilità di insegnare, e quindi io lo seguivo poi ai concerti. Quello per me è stato l'inizio anche della conoscenza con Irio, e quindi li ho frequentati più come amici, e quindi continuavo a studiare e a sentire i dischi di samba jazz, che a me sono stati, per me, mi hanno costruito, diciamo, la mia base musicale. Poi è successo che ho conosciuto, ecco, questo è Irio, ho avuto poi la fortuna di lavorarci addirittura nel samba jazz trio per quasi 15 anni, quindi è stato un'esperienza straordinaria, che dopo ne parleremo se vuoi. Assolutamente. Però, ma per finirti di raccontare questa esperienza iniziale, in quegli anni era a Roma anche Luis Agudo, un grandissimo percussionista, che aveva vissuto più di 4 anni nel Moro di Salgueiro, e lui era venuto qui a Roma perché faceva parte del quintetto di Elvin Jones, come percussionista del quintetto di Elvin Jones, e anche lui si trattenne qui a Roma. Entrammo in contatto, perché comunque Luis era entrato in contatto con Irio, con Afonso, sai, in quegli anni si faceva abbastanza presto e io ho cominciato a frequentare Luis, percussionista, che mi ha proprio aperto il mondo degli strumenti di percussione. Lui è veramente un multipercussionista, un genio, diciamo un mentore, un genio, un saggio, con il quale ancora oggi ho un grandissimo rapporto, e per me è un papà, un amico, un fratello maggiore, insomma è una persona straordinaria che ha significato veramente tantissimo nella mia vita, perché mi ha aperto proprio la mente, e anche mi ha aiutato a capire tanti meccanismi, tante cose che ci sono in questo mondo, che non tutte sono belle, insomma. Ovvio. Ma parliamo un attimino proprio di Irio De Paola, che comunque purtroppo è venuto a mancare pochissimi anni fa, se non sbaglio 3-4 anni fa, no? 2017. Nel 2017. E tu adesso stai collaborando anche con il figlio di Irio, no? Sì, con Robercino, che ha preso le strade del papà, quindi sempre con la chitarra, come chitarrista. E si è imposta l'attenzione della scena internazionale, perché fa concerti in tutto il mondo. Abbiamo deciso di portare avanti questo progetto, che è omenaggio a Irio De Paola, praticamente omaggio a Irio, diciamo con la stessa formazione, quindi in trio, riproporre un po' quello che era il repertorio del samba jazz trio, quindi riproponendo... a modo suo, perché Robertino interpreta la musica ovviamente in una maniera personale, però devo dire con una straordinaria capacità, e abbiamo rimesso su un po' questo progetto, e abbiamo lavorato in diverse situazioni con molto piacere, perché è un grandissimo musicista anche lui, insomma, ecco. Certo, ho anche una foto proprio con questo progetto di cui hai appena parlato, eccola qua, la faccio subito, velocemente. Tra l'altro, perfetto. L'ultima serata, che è stata prima del lockdown totale qui a Roma, l'abbiamo fatta proprio con Robertino il 4 marzo qui a Roma, proprio con lui all'Alexander Club, Plaza Jazz Club. Sì.
Allora, andiamo avanti. Oltre, comunque, rimaniamo sempre nell'ambito della musica brasiliana. Ricordo ai nostri amici che ci stanno guardando che fate domande, cerchiamo di interagire perché non Senti, capita. Luca, siccome vedo qui stanno scorrendo un po' tutti, non voglio essere. Matteo Esposito, che abbiamo parlato proprio adesso del trio, e c'è anche lui che suonava il basso, che è un bassista. Tra l'altro, lui suonava con me anche con Renato Carosone, bravissimo. E quindi lo saluto. Poi saluto anche Cristiane Neves, che è una pianista straordinaria brasiliana, ma veramente io sono col cuore della sua musica in una maniera straordinaria. Grazie, ciao a Cristiane. E piano piano saluteremo un po' tutti. Max Lantieri, che è un carissimo amico, e quindi li saluto. Ippolito Vincitore, che lavora con me, Francesco Vincitore, sono straordinari musicisti con i quali condividiamo Danilo Visco, Giuditta Puccinelli, il gruppo di Maduro Percussion adesso, e quindi poi ne parleremo, insomma. Daniele Nesci, che è il mio mentore tecnologico. Vorrei proprio iniziare a parlare del progetto Batucchi Percussion, perché è uno dei progetti che hai ovviamente attivi, no? Con il quale lavori tantissimo e con il quale tra l'altro hai fatto diversi progetti discografici. L'ultimo è uscito proprio da poco, no? Sì. L'ultimo CD, e dovevi presentarlo il 6 marzo. Esattamente, all'auditorium, esatto. Sì. Poi è successo quello che è successo e sarà posticipato al 24 settembre. Bravissimo, il 24 settembre sarà, diciamo, la data sostitutiva all'auditorium al Parco della Musica a Roma. Okay. E spero che questa volta si riesca. Sarò presente. Sicuramente avrò il piacere di venirvi a sentire. Ecco, questa è la formazione. Eccola qui. I miei grandi, il cuore è con loro, perché dividiamo un progetto straordinario. Sì. E sono persone e musicisti straordinari, e veramente li saluto con un affetto straordinario. Mi sento legato a loro in un modo veramente che va un po' anche al di là della semplice collaborazione. Certo, assolutamente. E quindi dicevamo, con il Batucchi Percussion hai fatto 3 CD, io ho i primi 2, mi manca il terzo, poi quando ci vedremo sicuramente avrò il modo di ascoltarlo. Comunque sì, ricordiamo che tutti questi progetti sono presenti sul web, no? Si trovano sulle piattaforme digitali, ci sono da tutte le parti, e anche sul mio sito, anche per chi volesse acquistare anche quest'ultimo, che è il Batucchi Percussion 3. Li ho numerati perché spero che piano piano diventa 4, 5, 6. Ci sia un continuo, diciamo, della cosa. Certo, assolutamente. E allora, ecco qua, questa è proprio la copertina che adesso farò vedere. Del terzo CD, quello che presenterai al Parco della Musica, ricordiamo, di Roma. Eccolo qua. Esattamente. Ok, con special guest, voglio dire, dei grandissimi musicisti con i quali collabori da tanti anni: Luisa Agudo, Sergio Galvão, che è un sassofonista strepitoso, poi Natalino Marchetti e la concertissimo String Orchestra, perché ricordiamo che Stefano ha curato anche gli arrangiamenti proprio ritmici anche per questa orchestra, ecco, l'orchestra di archi, no? Però l'orchestra d'archi e il brano in questione, che è un brano di Noè Rosa, è stato arrangiato da una violinista che si chiama Natalia Dudinska, e lei ha fatto gli arrangiamenti degli archi. Io non sarei stato mai all'altezza, insomma, di poter fare. Dicevo, il discorso ritmico però l'hai curato interamente tu. Sì, perché ho scelto un brano molto particolare, che è un brano di Noè Rosa che si chiama As Pastorinhas, che è una marcigna di carnevale, e con una melodia struggente, però la cosa che mi piaceva era trovare un contrasto tra l'orchestra d'archi, un contrasto
diciamo anche consonante tra l'orchestra d'archi e gli strumenti di percussione e sì. Di conseguenza anche la fisarmonica, che è uno strumento che a me piace molto e conosco sì. questo musicista amico straordinario che è Natalino Marchetti, che ha fatto sì. veramente mi ha fatto toccare il cielo con un dito con la sua esecuzione, devo dire la verità. E sì. quindi questo brano in particolare bisognava trovare un equilibrio tra la parte ritmica e la parte, diciamo, degli archi, dell'orchestra. Siccome c'era un'opportunità per registrare con un'orchestra vera di 40 elementi in Bulgaria, sì. e ho avuto sì. la fortuna, ecco, di poterlo fare. E già questo progetto con l'orchestra di archi lo avevo messo in, diciamo, in cantiere nella secondo CD che avevo fatto, perché avevamo arrangiato col maestro Silvestro Berlini un brano di Milton Nascimento e anche un brano alla fine del CD che era Over the Rainbow, un brano che tutti okay. conoscono, okay. e avevamo usato l'orchestra d'archi, anche quella vera, e quindi questa cosa l'ho portata avanti anche nel terzo CD, si trova una combinazione, poi si è presentata e anche l'orchestra d'archi, come tu sai, è un colpo al cuore, insomma. Assolutamente, assolutamente. E poi, ecco, cito per la seconda volta un grandissimo musicista e percussionista, Luis Agudo, che vediamo qua sulla sinistra. Qua eri con il progetto insieme a Gianluca Persichetti, esatto, Itinerario Brasile. Esattamente, sì, esattamente. Itinerario Brasile, con il quale hai fatto degli altri CD. Sì, esattamente, con Gianluca dividiamo un'amicizia fraterna da quando siamo piccoli, siamo cresciuti insieme e con le stesse passioni, quindi sì. diciamo che sia con lui che con Massimo Aureli abbiamo fatto un'amicizia fraterna, siamo certo. dei fratelli, diciamo. Certo, certo. E però pure è giusto che ognuno poi abbia delle proprie strade, delle proprie scelte, quindi però insomma spesso ci troviamo a suonare insieme perché facciamo praticamente una vita in comune dal punto di vista musicale e umano, quindi insomma. Certo, certo. Abbiamo anche questo era un progetto con Luis che siamo riusciti a portare qui a Roma, sì. Veramente in uno forse degli ultimi concerti finora che ha fatto Luis, perché ovviamente Luis è un po' più grandicello di noi e quindi fa le cose molto centellinatamente, insomma, no? Beh, chiaro. E quella è stata una cosa meravigliosa che abbiamo documentato con delle videoclip che ci sono. Sì, sì, infatti adesso... Anche sul canale mio, diciamo. Esatto, così. Infatti allora, ricordo a tutti, diciamo, i nostri amici che ci stanno guardando che ovviamente Stefano ha un suo canale YouTube che io lascerò nei commenti, basta comunque mettere su YouTube Stefano Rossini, poi metterò il link nei commenti alla fine della diretta. E adesso vorrei approfittarne proprio per far vedere un tratto, diciamo, di un video proprio con Luis Agudo. E immagino che eravate a Roma, forse eravate a Roma. Adesso lo mettiamo subito. Allora, eccolo qua. E vediamo un pezzettino del video. Così, questo era veramente un pezzettino di questo bellissimo video che trovate sul canale di Stefano con Luis Agudo. E scusate, ogni tanto io sento delle interferenze, non so se anche voi
le sentite proprio quando stavo mandando il video. Comunque, ecco, speriamo non ricapiti. Non so da, che, da cosa siano dovute. Ecco, è arrivata Medeo. È arrivata Medeo che ci aiuterà sicuramente a ricordare gli anni, perché lui è stato l'organizzatore dei primi incontri, dei primi seminari, li chiamiamo così, no? Oggi le chiamano le clinics o gli stage, non so come, proprio che organizzò lui quando io ancora ero allievo, e grazie a lui ti ho conosciuto, Stefano, veramente. Ma Medeo lo ringrazierò per tutta la vita. Amedeo, allora aiutaci a ricordare l'anno, la curiosità, 96-97? Non lo so, nel frattempo che Amedeo ci dà la risposta, noi andiamo avanti e continuiamo con, a parlare sempre di musica brasiliana. Ovviamente, ripeto, domande... Permettimi di salutare un altro carissimo amico che è Alessandro Rosati, Sì, ha un suo logo di Para, cioè percussioni artigianali di Roma, Alessandro Rosati, fa degli strumenti straordinari, infatti ha scritto: stiamo collaborando alla sperimentazione su strumenti di matrice afro-brasiliana da diversi anni, quindi abbiamo iniziato la costruzione di shakeré, la costruzione di mini shakeré, tutti strumenti che molti, anche professionisti, non conoscono, no? Sì. E sono lui fa delle cose straordinarie, lo voglio insomma citare, perché sono strumenti, questo è un reco e praticamente viene fatto con la stagionatura del materiale, una particolare attenzione a tutte le diciamo le fessure per creare. Come sai, il reco di bambù o di legno è uno strumento molto usato anche nella musica popolare brasiliana, e solo che è uno strumento che va usato con conoscenza e con parsimonia, perché come tutti gli strumenti ha una sua logica e una sua diciamo particolare missione, no? Nell'ambito della musica, e quindi va suonato con capacità, sapendo quello che si fa, e il suono dello strumento è molto importante, quindi volevo salutarlo perché ho visto che ha messo. Lo saluto anch'io. Saluto anche Marco Catinaccio, un nostro collega. Ciao Marco, piacere averti qua. E Amedeo ci dice 95-96. Ammazza, 25 anni. Bene, molto bene. Una vita. Ma ci rivedremo tantissime altre volte, Stefano, con certezza. Sicuramente. Anche perché uno degli ultimi, diciamo, seminari che abbiamo organizzato, questa volta lo organizzai io insieme ad Andrea Morandi, un batterista, un mio amico qua della zona, in una scuola di musica sempre vicino ad Ancona, e qua diciamo non era tanto tempo fa, stiamo parlando di 6-7 anni fa probabilmente, no? Forse qualcuno in più, adesso non ricordo bene, però ecco, mi sembra di ricordare 6-7 anni fa. Salutiamo anche Peppe Consolmagno, che ti saluta. Peppe, ciao. Ciao Marco Catinaccio, ecco, lo vedo anch'io adesso, ciao Medeo, bene. Ciao Peppe, Cristian Neves che continua, io l'adoro questa, è una strumentista straordinaria, una pianista, multistrumentista, ma con una carica musicale, veramente, lei vive a San Paolo, tra l'altro adesso il Brasile è in un momento insomma un po' particolare, come l'abbiamo un po' passato anche noi. Purtroppo io proprio l'altro giorno mi sono sentito con dei miei amici musicisti là di Bahia e mi hanno detto che la situazione è abbastanza critica, anche perché poi diciamo moltissima gente ha preso un po' sotto gamba questa situazione. E quindi sai, no, Bahia è la parte un pochino più forse particolare del Brasile, quindi ancora la gente sta per strada, festeggia, fa feste e cose, quindi
Io spero che la situazione... Le zone più colpite sembrano proprio San Paolo, Rio stesso, ma anche la parte dell'Amazzonia. La parte dell'Amazzonia esattamente, anche è quello. Dentro di una spirale di sofferenza straordinaria. Sì, sì. Io mi viene veramente sempre da commuovermi, perché quando ci sono situazioni di dolore è sempre... sempre brutto, insomma, ecco. Sì, assolutamente. Sinceramente mi dispiace proprio sempre. Un forte abbraccio, un forte abbraccio ai nostri amici brasiliani. E rimanendo proprio nel tema Brasile, io vorrei parlare anche di un'altra grande collaborazione che tu hai avuto con João Donato. João Donato probabilmente è uno dei massimi esponenti della musica popolare brasiliana, no? Diciamo che è un'icona, assolutamente. Infatti, sempre tratto dal canale di Stefano, dal canale YouTube, ne approfitto per far vedere alcuni secondi di questa, diciamo, di una partecipazione di Stefano proprio con João Donato. Le immagini non sono nitidissime, perché probabilmente è un video un pochino vecchio, ma vale la pena comunque di essere visto. Eccolo qua, adesso attivo le casse e lo mando. Ecco qua. Allora, l'audio magari... E Stefano Rossini! Me lo andrò a rivedere tutto con calma, perché questo video non l'avevo mai visto. Ricordo a tutti gli amici che i video rimarranno nei commenti della diretta. Io a fine diretta metterò tutti i video e potete tranquillamente andare a vederli sul canale YouTube di Stefano Rossini. E qua eravamo, quindi eri con João Donato. Con João Donato. E con il trio di João Donato, che era con Luis Alves al contrabbasso, un grandissimo contrabbassista, e Robertino Silva, che è anche lui un'icona della percussione, della musica popolare brasiliana. Sì. Esattamente. Ha lavorato più di 30 anni con Milton Nascimento, è stato il batterista di Milton, e poi ha lavorato con tutti. Sì. Robertino proprio è... Per chi conosce, diciamo, l'ambito brasiliano, musicale brasiliano, e soprattutto della percussione, della batteria, non può non conoscere Robertino da Silva. E salutiamo i nuovi arrivati. Ciao Linda, ciao, benvenuta tra noi. E Amedeo dice, Ste, ti ricordi quella nottata in Rai con Israele, Andrea, Luca? Come no? Io me la ricordo, te la ricordi, Stefano? Sì, me la ricordo, come? Perché fu una serata molto particolare. Voi amici che io proposi al conduttore, a Max Tomassi, perché mi faceva molto piacere stare insieme a voi, e soprattutto voi avevate un progetto meraviglioso, che era un progetto sempre dedicato agli strumenti di percussione, no? Mi sembra sì. E quindi per me era
bellissimo poter presentare voi e partecipare anche. Infatti abbiamo fatto una serata molto bella. A Radio 1 in Rai andammo di notte, perché quella volta andava di notte, tipo a mezzanotte iniziava la trasmissione con Max De Tommasi, il presentatore. Ricordo con tanto piacere anche questa cosa, e anche lì stiamo parlando di almeno 15 anni fa, Stefano, giusto? Forse di più pure, forse anche qualcosa di più. Ancora esiste, Stefano, la trasmissione Brasil di Max De Tommasi? Domanda. Guarda, credo di no, perché lui adesso sta facendo un'altra trasmissione, curando un altro settore. Cioè, sempre, credo, l'ho perso un po' di vista, però insomma sicuramente qualcosa fa, insomma, sicuro, certo. Peccato, perché era una trasmissione molto interessante, veramente specifica sulla musica brasiliana, dove Max, grandissimo cultore di questo genere, comunque faceva ascoltare tanti brani interessanti di tanti artisti veramente interessanti, anche non famosissimi, ma molto molto particolari. Quindi ecco, Peppe Costalmano ci dice no. Ecco, purtroppo dispiace che non ci sia più Brasil, questa trasmissione. Io ricordo tante nottate ad ascoltare per l'appunto questi artisti. Ho scoperto tanta musica nuova, veramente bello. È un peccato che sia stato tolto dal palinsesto di Radio Rai 1. In Italia le cose vanno un po' al contrario in Italia, no? Cioè, qualcosa che magari è importante andrebbe alimentata magari con altre cose, invece ognuno coltivando il proprio orticello, poi alla fine magari le cose finiscono e invece di espandersi e diffondersi purtroppo terminano. Questo è un peccato, perché è un peccato per la cultura. Esattamente. Andrebbero considerate, ecco, queste cose. Salutiamo Amedeo, che ci deve salutare, che è impegnato giustamente con sua famiglia. Ciao Amedeo, grazie mille per esserti collegato, è stato davvero un piacere. Ti ringrazio ancora per avermi fatto conoscere Stefano tanti anni fa. Non dico quanti, tanti anni fa. Allora, andiamo avanti. Io vorrei far vedere un altro contributo video, sempre del Batucchi e Percussion, diciamo uno dei progetti più importanti di Stefano. Comunque è un progetto che esiste, come ricordo, da quanti anni, Stefano? Quando è che hai, diciamo, creato questa formazione? Guarda, è nato come un progetto solo per strumenti a percussione, quindi parliamo di 22 anni fa, almeno 22 anni fa. E poi piano piano si è trasformato in un progetto, diciamo, con voce e percussioni, con voce, percussioni e una tastiera e un pianoforte, e poi piano piano è diventato un progetto strumentale in tutti i sensi, che è un progetto con collaborazioni, con musicisti, quindi è rimasta l'antica origine, diciamo, del progetto, ecco perché non ho cambiato mai il nome. Perché è un progetto dedicato alla diffusione e alla divulgazione della matrice afro-brasiliana e afro-brasiliana jazzistica, diciamo, con contributi jazzistici. Ecco. Infatti adesso, guarda, facciamo così, facciamo vedere una piccola parte del video e poi parliamo anche di questo discorso, diciamo, del samba jazz, no? Perché ricordo benissimo quella sera che ho avuto il piacere di stare insieme a voi in un concerto a Loreto, se non sbaglio, in un teatro a Loreto, in provincia di Ancona, e in concomitanza con un tuo seminario proprio nella nostra scuola, e avevi questo concerto con il trio di Ilio De Paola insieme a Giorgio Fontana al basso, ancora ricordo bene. Infatti ho proprio le foto qua, allora, guardate, ce l'ho proprio qua nel mio studio, la faccio vedere perché merita, ecco qua, vedete sulla sinistra Giorgio Fontana, Amedeo, Irio al centro, Stefano e il sottoscritto. La tengo qua perché è veramente un bellissimo, bellissimo ricordo. Con questo trio abbiamo fatto il disco di Irio, Samba Jazz. Samba Jazz. Adesso facciamo vedere un pezzettino, poi parliamo anche del discorso Samba Jazz, perché è interessante, ti volevo fare proprio una domanda su questo
termine, diciamo così. Vediamo un attimino. Questo è un pezzettino del video, poi come ripeto, andiamo a vedere. Ci stanno dicendo nei commenti che sembra ci sia un telefono che faccia interferenza, Stefano. Sì. Un attimo, mannaggia, può essere il tuo, perché io non ce l'ho qua vicino, sinceramente, il telefono. Guarda un po' se magari forse come di modalità aerea, magari nel frattempo, perché ogni tanto c'è questa interferenza. Ah, sì. Mi scuso con i nostri amici, ecco qua. Allora, Peppe ci sta ricordando che sì, gli hanno tolto questa trasmissione, parlavamo ancora di Max De Tommasi, ma ne sta facendo un'altra interessante sull'associazione, guarda, lo metto qua, ecco, associazione incontro, Pisa, incontro a Brasile, incontro Pisa, incontro a Brasile, molto bene, sì. Ok, e mi ha mandato anche un contributo a Radio 1 proprio di Peppe Consolmagno, che spero di avere il piacere di intervistare anche lui qua a Perk Talk. Sicuramente, Peppe, se mi dai la tua disponibilità, eri già nei miei pensieri, ovviamente. Anche con Peppe ci conosciamo da, mamma mia, da più di 20 anni. Ok, allora torniamo a noi, perché volevo parlare proprio del discorso Samba Jazz. Io ricordo che Iro De Paola specificava sempre all'inizio dei suoi concerti, o comunque quando presentava, che per tanti jazzisti americani di tanti anni fa, diciamo che la musica, la bossa nova, la musica popolare, comunque più che altro la bossa nova, veniva considerata il jazz brasiliano, ma non è assolutamente così. Proprio perché io spiegava questa cosa, è un'altra cosa, vero Stefano? Raccontaci un po' questo piccolo aneddoto. No, il problema sai qual è? Che si fa un po' di confusione tra samba jazz, jazz samba, Brazilian jazz, jazz brasiliano. Sono tutte delle etichettature che secondo me vanno chiarite solo in una maniera abbastanza semplice. La musica brasiliana è fatta di contesti ritmici, è un linguaggio di cultura, quindi popolare, che va conosciuto e al quale si può fare un contributo, diciamo, di tipo jazzistico, cioè improvvisare sulle strutture dei brani. Certo. Il jazz invece è un linguaggio, cioè è una interpretazione della musica, capito? Che si va a fare. Quindi di fatto quando tu parli di jazz samba non ha grande senso, cioè nel senso che è un modo di applicare a contesti un linguaggio che è un procedimento, può essere fatto ma è forzato, mentre invece il samba jazz, o più in generale è più corretto parlare di Brazilian jazz, è la musica brasiliana a cui viene dato un contributo di tipo jazzistico, cioè di tipo improvvisativo e di tipo sviluppando, diciamo, quello che può essere. Di fatto è qualcosa che esiste anche nello sciolo, che è la musica più tradizionale, è il papà della musica brasiliana, no? Lo sciolo è una musica che è nata alla fine dell'Ottocento, praticamente dall'unione delle antiche danze di matrice europea con i ritmi di matrice afro-brasiliana, e quindi
diciamo, questo ha dato luogo a un'interpretazione dei brani e della musica, con dei contributi anche, tra virgolette, improvvisativi. Ma non sono improvvisazioni che consumano e condividono totalmente il momento musicale, sono dei contributi alla melodia e alla realizzazione di una piccola variazione o grossa variazione, ma che è sempre nel contesto della musica. Quindi bisogna conoscere quel contesto musicale. E questa è l'unica precisazione che si può fare, diciamo, e che vale la pena di fare, perché tante persone dicono: io faccio jazz samba, ma è un po' fuori contesto questo discorso. Poi, esattamente. Grazie per questa delucidazione, e ne approfitto per far vedere proprio, diciamo, questo discorso che stavamo affrontando, no? Questo qui è un brano famosissimo di Duke Ellington, Caravan, che hai suonato proprio con il Batuki Percussion. Ascoltiamo e parliamo poi del... Perché proprio a proposito di questo discorso che facevamo, a me piace anche trovare dei brani dove si può utilizzare questa contaminazione, che è un modo di interpretare... diciamo, soprattutto sotto il profilo ritmico, facciamo capire dei brani esistenti anche di facciamo capire ai nostri spettatori proprio questa cosa. Adesso ne mando un pezzettino di americani e di jazz. Esatto, esattamente, facciamo proprio, questo è l'esempio adatto, calzante con un noto musicista jazz, Stefano Di Battista, veramente un amico, grandissimo musicista, straordinario musicista, che ha partecipato quella sera. Io ho avuto un grande onore poter suonare insieme. Abbiamo fatto 3-4 brani insieme. Questo è un estratto di questo brano che dimostra questa capacità di integrazione e di contaminazione anche dei jazzisti più puri in strutture ritmiche un po', diciamo, particolari, perché la particolarità di questo brano è stato l'arrangiamento un po' stile Parcido Alto, quindi di un passa da Parcido Alto a un accompagnamento più sambeggiante, più samba, diciamo, open, bene, nella B del brano, insomma. Esatto. È un esempio proprio di suo, diciamo. È proprio un esempio specifico di quello che stavi dicendo prima, giustamente. E allora, c'è una domanda. Ciao Fabio Fumagalli. Allora, guarda, te la metto anche qua, così la vedi pure. Benissimo. Bravissimo Stefano Rossini, domanda da nerd studente. Cravi Canela, un pezzo che mi colpì particolarmente di Batuki Percussion 2. Puoi dare qualche consiglio per interpretare bene un samba in 3/4? Bella domanda, ecco, una cosa particolare, perché come sappiamo benissimo, cioè, come, ecco, chi si occupa di percussioni o comunque di musica brasiliana, il samba è un 2/4, no? Nasce come 2/4, quindi già una rivisitazione in 3/4 in un tempo disparo del samba è già una cosa molto particolare. Quindi sono curioso di sentire la risposta di Stefano. Guarda, quello è un brano proprio stupendo proprio per questo motivo, che ha questa, diciamo, clave, diciamo, questa sua marcazione un po' particolare, cioè
dentro di un contesto ritmico di tre e non di due o di quattro, ancora meglio, perché io certo. Non sono così d'accordo, poi lo spiegherò, che sì. Che la divisione è in due per forza. Sì, anch'io ho detto così perché la pulsazione base, vabbè. Poi anch'io la penso come te, perché la pulsazione che fa capo alla marcazione, tutte le marcazioni sono esatto. Minimo di quattro pulsazioni, quindi esatto. Bisognerebbe esatto. Immaginare due da due, ecco. Esatto. Vabbè, poi il tamburino quattro, le repeniche si sviluppa esatto. In quattro, la gogo si sviluppa in quattro, però la pulsazione base comunque del samba, diciamo, movimento base... No, se la riferisci a un basso, è chiaro sì, sì. Che c'è cioè, un aperto esatto. Giusto. Però diventiamo nei nostri tecnicismi che poi diventiamo... Esatto, antipatici. No, io. Magari dobbiamo fare una trasmissione apposta. Solo per con tutti i polemici andiamo a parlare di... Organizziamo, organizziamo una bella... Magari, una tavola rotonda. Una tavola rotonda. Proprio magari di alcuni generi specifici, per l'appunto magari della musica brasiliana, nel jazz, di qualcosa di più specifico. Esatto. Ciao Carlo Marzo, che ci saluta. Benissimo. Okay. Scusa, per rispondere all'ascoltatore sì. Di prima, sì. Volevo soltanto dargli il consiglio di ascoltare il più possibile anche quell'esecuzione lì che io feci con la batteria e con le percussioni, ma soprattutto diciamo l'esecuzione che faceva Robertinho Silva, siccome prima abbiamo parlato di Robertinho e della sua straordinaria carriera, no? Sì, e Robertinho sì. Ha suonato clave e canela, e tra l'altro in esecuzioni anche dal vivo, ci sono delle esecuzioni dal vivo con Milton Nascimento e con i figli di Robertinho alla percussione, che sono sì. Veramente da incorniciare, quindi l'unico consiglio è guardare il più possibile e poi certo. Vabbè, studiare, avere la capacità di avere un contatto diretto, però siccome mi chiedi un consiglio così buttato lì, ecco. Certo, no? Bene, sì. Bene. Molto bene, molto bene. Grazie Fabio per la domanda. A questo punto ne approfitto io per ricollegarmi un po' al discorso anche didattico, della didattica. Scusa, fammi salutare Carlo Marzo, allora, perché come prima no? Mentre parlavo Carlino, dai, è un amico, un allievo e una persona straordinaria, perciò dai. Confermo, insomma. Ciao Carlo, ho avuto il piacere di... ci siamo conosciuti al Percuotiamo anni fa, ci siamo rivisti, sicuramente ci rivedremo. Vi siete percossi? Come scusa? Vi siete percossi? È una cosa vostra, non ho capito. No, siccome ci siamo conosciuti a Percuotiamo, eccetera. Vi sarete percossi? Ah, lì è tutto un percuotere lì, è tutto un percuotere. Ecco, no, tutto, domanda, proprio per i ragazzi che si avvicinano a questo mondo della percussione brasiliana, no? Perché poi sì. Sappiamo benissimo che ogni stile musicale è un mondo a parte. E un tuo consiglio a chi si vuole approcciare a questi tipi di percussioni, che sono tantissimi, perché veramente nella musica brasiliana abbiamo una miriade di strumenti e percussioni. Secondo te, una persona che si vuole approcciare, che vuole cominciare, con quale strumento dovrebbe iniziare? Guarda, cioè, lo strumento di riferimento sicuramente è il pandeiro, perché è uno strumento completo, no? Tant'è vero che nello shoro lo strumento di accompagnamento e di sì. Utilizzo della formazione base dello shoro è il pandeiro, sì, è autonomo, sì. È autonomo proprio per questo, certo. Quindi è uno strumento di riferimento al 100%. Però sì, perché poi sono tutti gli strumenti importantissimi, tamburina, certo. Gogò, perché sono strumenti di marcazione e certo. Anche di sezione, no? Sì, sì, poi sì. Qualunque, repiche Janet, repiche Gimau, il rebolo, tantan, il zurdo, la cuica. Secondo me il zurdo sono, anche... Sono tutti gli strumenti, però se ne vuoi cercare uno da cui poter diciamo far dipendere anche la conoscenza dei ritmi e un po' i movimenti, diciamo, della musica popolare brasiliana, che può racchiudere in maniera sì. Sintetica, è sicuramente il pandeiro.
Assolutamente, anche perché ricordiamo che il Pandero racchiude un e po'. E anche la batteria. Non ci scordiamo, perché la batteria spesso è insegnata in maniera impropria proprio qui in Italia e senza nessuna cognizione di quello che è, no? Semplificando un po' tutto. Esatto. Invece, io ci terrei, perché se tu fai vedere anche quella foto di quella che ti avevo mandato, che è un metodo straordinario. Come un metodo di un grandissimo musicista didatta in Brasile, che purtroppo non c'è più oggi, ma che insegnava nella scuola di Brasilia, e si chiama Zequinha Galvão, e io per caso riuscii a prendere il suo metodo in uno dei miei viaggi che ho fatto e le mie permanenze in Brasile. Io in Brasile non sono quasi mai andato al mare, però conosco tutte le biblioteche e librerie, eccetera, perché mi chiudevo nei posti e cercavo le cose. Questo libro, Pratica di batteria, di Zequinha Galvão, è un libro stupendo per chi si approccia a questo genere, a questo mondo, dal punto di vista della batteria. E di fatto, l'ho consigliato anche a tutti i miei allievi. Carlo Mazzo ne sa qualcosa, Ippolito Vincitore, tutte persone che sicuramente hanno avuto la possibilità e la fortuna di incontrare delle cose, a mio avviso, giuste. E l'idea che ci si fa qui, dal punto di vista della batteria, soprattutto, se non anche delle percussioni, della musica brasiliana, è ancora purtroppo molto, molto carente, insomma. Quindi speriamo che nel futuro si muova. Purtroppo, sempre per tirare l'acqua, diciamo, al nostro mulino dei percussionisti, a volte comunque questi stili brasiliani vengono, come dicevi giustamente tu, tradotti nella maniera sbagliata, con l'intenzione sbagliata, magari prendendo spunto da riarrangiamenti jazzistici di alcuni stili brasiliani, no? Senza conoscere poi l'origine di questi stili. Mi è capitato diverse volte di suonare con jazzisti che interpretano la bossa nova in un modo non come posso dire, con tutto rispetto, però non vero, non originale, ma diciamo, ma non conoscono, magari guardano, non so, la Steve Gadd piuttosto che di un jazzista, no? E non è quello, cioè bisogna andare proprio a, come giustamente dicevi tu, a capire la verità, tra virgolette, qui andare ad ascoltare dei batteristi brasiliani come Robertinho da Silva, come tantissimi altri, Edson Machado, Milton Banana, insomma, troppi ce ne sono. Tanti. Poi attualmente ce ne sono straordinari, grandissimi, anche tutti alfabetizzati, perché considera che all'epoca anche tanti di loro non conoscevano magari bene i risvolti alfabetici della musica, no? Molti di loro. Certo. Tra cui, per esempio, c'era Irio, che per me è un talento, è un dio sulla chitarra, però lui diceva sempre: Stefano, quando mi chiedono qualcosa, ti prego, parla te, rispondi tu, perché diciamo, io dicevo: guarda, io con tanto piacere, ma insomma, dice no, assolutamente, mi raccomando. Vabbè, comunque dai, perché quello che potevo, insomma, ecco, cercavo di rispondere alle domande, ma per dire, oggi sono anche alfabetizzati, sono tutti straordinari musicisti di un livello veramente altro che americani, insomma, ecco, per carità. Cioè, io ripeto, quello che mi fa piacere notare è che molte persone a volte non conoscono neanche gli strumenti di percussione che derivano dal mondo brasiliano, capito? E che possono essere utilizzate anche in contesti. Io, per esempio, la tamborica è uno strumento che è un insieme di tamburin che porto sempre nei miei concerti. Ma guarda, ho scoperto anche a forza di utilizzarla la bellezza di poterla utilizzare in tanti contesti, ma anche dove non c'entra niente la musica brasiliana. Esatto. Per adesso guarda, la faccio vedere subito, perché è uno strumento che probabilmente non tutti conosceranno, no? Non conoscono, perché è un insieme di tamburin con questa, ecco qua. Qua eravamo proprio in uno dei tuoi seminari che hai fatto diciamo nella nostra scuola di musica, ancora questa tamburica, o anche un altro contributo sempre della tamburica. Allora vediamo un po',
eccola qua, sì. E adesso vorrei far vedere anche un pezzettino. Vedete dietro Stefano proprio questa struttura. Un po' invadente, un po' scomoda, diciamo, da portare in giro, ma noi siamo abituati, Stefano, no? Perché abbiamo portato la vita intera a scaricare macchine. No, comunque il discorso che facevi tu è giusto, questo sempre per tirare un po' l'acqua, diciamo, per valorizzare il mondo delle percussioni, che a volte viene esatto. Ancora oggi, dopo tutto, molti ti considerano, diciamo, una cosa, un musicista in più, diciamo, no? Su tanti, e ti dicono: ah, dai, vabbè, prendi quel bongo, quel tamburo lì, pensando che il djembe sia uguale alle congas o a un cimbau brasiliano, a una tabla indiana e via dicendo, non conoscendo proprio i vari mondi, ogni percussione al suo mondo, alla sua origine, al suo linguaggio. Io dico sempre, lo ripeto, mi piace dirlo, cioè il percussionista è un po' come il dottore, no? Cioè si specializza in un ramo, quindi non è che il chirurgo plastico può capire tanto di ortopedia o di veterinaria o di, capito? Quindi ognuno ha la sua specializzazione, ma sono sempre dottori, quindi il percussionista è uguale, ma di cosa ti occupi? Ognuno si occupa magari di un genere specifico, può essere la musica brasiliana, quella africana, quella cubana. Purtroppo è anche vero, Luca, lasciami anche dire questo, che ci sono anche tanti percussionisti che non sono musicisti, capito? Allora pure qui, e anche tanti batteristi che non sono musicisti, e allora qui l'affare, la situazione si complica un pochino, perché alla fine no, diciamo, sono d'accordo, l'alfabeto musicale dovrebbe essere sempre la base per tutti, insomma, ecco. Assolutamente, anche perché poi bisogna tante volte applicare proprio degli arrangiamenti ritmici percussivi in altri stili musicali, cercando di essere sempre molto diciamo funzionali, no? Nei confronti della musica, di quello che si sta suonando. Quindi è possibile, ma introdurre anche un pandeiro piuttosto che un tamborim, uno strumento specifico che viene da... Guarda, mi sembra che c'era un contributo con la tamborica, no? Vedendo proprio questo qua, eccolo qua, su un brano, In a Way to Pa, c'è un solo di tamburica addirittura. Sì, sì. Che sei andato a prendere? Io mi documento. Lo vedo. L'artista sei tu. Ma che no, assolutamente, anzi, mi scuso con tutti, purtroppo io mi sono inventato questo piccolo spazio, questo piccolo format, se così possiamo chiamarlo, ma è veramente un piacere, prima di tutto, perché sto invitando tantissimi professionisti del settore, come me, gente che conosco da tanti anni, come il caso di Stefano, di altri che ho avuto. Quindi bello, rimaniamo in contatto in questo periodo surreale, molto difficile. Adesso ne stiamo un pochino uscendo, ma la nostra classe, tra virgolette, secondo me merita di essere conosciuta di più. Quindi è un po' un servizio sociale che stiamo facendo, come diceva Marco Fadda, che è stato ospite di Perché Talk, perché giustamente facciamo conoscere anche questo mondo, ancora oggi, ahimè, abbastanza sconosciuto, ma non solo dalla massa. Il problema è che è sconosciuto anche da chi fa musicista di professione e che suona un altro strumento. Perché noi percussionisti, ad esempio, dobbiamo riconoscere la differenza, faccio un esempio, tra un sax contralto, un sax tenore e un sax baritono, e se non la conosciamo facciamo quasi la figura, diciamo, un po' così, no? Diciamo, però un sassofonista piuttosto che un chitarrista invece dice: ah, prendi quel tamburo lì. Cioè, non sa neanche magari il nome, le congas, se non ti dico magari che ti posso dire il rick, il bendir, piuttosto che il tamborim, no? Che sono cose specifiche. Ma le congas si vedono dagli anni 60, ma anche prima, molto prima, nella musica anche afroamericana, nel jazz, no? Cioè, mi ricordo il primo percussionista che portò le congas in un quartetto, in un, diciamo, gruppo di musica jazz, nel 46, è stato Ciano Pozzo, famoso rumbero cubano, che Dizzy Gillespie prese a Cuba, lo fece arrivare in America, e quindi quella volta iniziarono a vedere questi tamburi strani che sembravano delle piccole... come hai detto tu, il Cuban jazz è stato importato da Ciano Pozzo. E anche un altro grande contributo, parlando di sudamericani,
nel flamenco, a proposito del caon, è stato portato da Ruben Dantas, che ha suonato, è stato percussionista di Paco de Lucía. Esatto, perché queste sono tutte cose molto importanti da considerare, perché hanno aperto la strada, diciamo, alla conoscenza un po' nel mondo, diciamo, di ritmiche, di ritmi e anche di strumenti di percussione. Insieme, mescolate con altri stili, no? Perché comunque, come dicevi, certo. secondo me il fatto di Ciano Pozzo, ad esempio, nel 46 c'è stata un po' la nascita del Latin jazz, no? Cuban jazz, okay, però i primi cenni, e questo tanti jazzisti non lo sanno. Non è conosciuta questa cosa, no? Assolutamente. Manteca, il famosissimo brano, già il Manteca di Dizzy Gillespie. No, Manteca era di Dizzy Gillespie, ma era soprattutto di Ciano Pozzo. Ok, quindi sai, a volte viene un po'. Quindi ecco, diciamo, valorizziamo il mondo delle percussioni e i percussionisti che hanno fatto la storia. Vediamo un pezzettino di Indawetupa con un solo di tamborica, questo strumento davvero particolare, che sicuramente qualcuno di voi non ha mai visto, ne sono sicuro. Mettete commenti e commentate, mi raccomando, perché questo è un contributo particolare. Eccolo qua. Bene, si passa al repenite. Avete sentito? Bello. Non lo ricordavo. Ma molto interessante, anche perché, cioè, questo strumento è particolare. Avete visto quei due specie di pomelli che azionano, diciamo, sono due manici. Esatto, mi è venuto un pomelli, ho sbagliato, due manici, dove sono azionati, che azionano queste due barre alle quali sono attaccati e delle bacchette e i tamburini stessi. Quindi, azionando questi due manici, le bacchette vanno a percuotere sui tamburini. Non è semplice. Sì, sono indipendenti. Comunque, la cosa bella è che il manico destro è indipendente dal sinistro. Quindi, esatto, teoricamente è stato costruito questo strumento per simulare un po' la sezione naipi delle scuole di tamburin delle scuole di samba. Quindi, perché tu sai che nelle scuole di samba gli strumenti sono suonati a sezione. Quindi, certo, esatto, perché certo. Sì, sono degli, diciamo, delle combinazioni di 300, 400, anche 500 percussionisti che suonano insieme, quindi sì, è chiaro che, diciamo, gli strumenti vengono utilizzati per sezione. E, assolutamente. E la tamborica simula appunto questi 10 tamburini che può suonare un unico suonatore, e sì, ripeto, in maniera autonoma, mano sinistra e mano destra, si può simulare appunto le figurazioni caratteristiche tipiche dei tamburini, dei naipi dei tamburini all'interno delle scuole di samba e della batucada delle scuole di samba. Considera che spesso e volentieri la funzione dei tamburini, delle sezioni dei tamburini, non è solo quella di accompagnamento ritmico, ma è proprio anche quella delle frasi, come un po' avviene nelle orchestre, dove sono i fiati che fanno le frasi e che sottolineano le frasi ritmiche, no? Dell'orchestra. E i tamburini, certo. Essendo la parte più acuta dei tamburi, possono fare queste due combinazioni insieme, cioè le frasi ritmiche e anche i continuati ritmici, proprio grazie a questo meccanismo di rimbalzo un po' particolare che, insomma, è molto particolare e che garantisce poi l'utilizzo dello strumento in maniera continuativa, cioè ritmicamente dando
l'apporto alla ritmica, alla continuazione del ritmo. Esatto. Questo, Ippolito Pingitore dice: bellissimo, che emozione di sentire questo estratto di video. Torneremo presto. Ve lo auguro assolutamente. Io vi verrò a vedere. Torneremo presto, un po' riferito a tutta la categoria dei musicisti. Ancora non sembra ripartire molto la nostra categoria, purtroppo. Proprio oggi mi hanno non confermato una serata in un festival jazz in Romagna. Pensavo che fosse quasi, diciamo, confermato il tutto, invece per ragioni di sicurezza e di assembramenti non è stato poi confermato. Peccato, perché stanno praticamente cancellando quasi tutto. Praticamente quest'estate sarà molto molto dura per noi. Eppure, però teniamo... io speravo che invece un po' di attività live, poiché gli spettacoli all'aperto si potevano cominciare a rifare, magari. Sì, poca roba, Stefano. Poca roba, però, purtroppo, perché sai, nella zona comunque quella della Riviera Adriatica, dove sto io sono della zona di vicino Ancona, e sì, ho ovviamente la Romagna ad un passo, a neanche un'ora di macchina, e quella zona è molto attiva per quanto riguarda gli spettacoli, la musica dal vivo, perché vive di quello, no? Vive di quello, perché ovviamente sono città, zone rinomate per la movida. Per il divertimento, e lì cercano di mettersi a tavolino, cercare di trovare soluzioni per far ripartire, quindi qualcosina sta ripartendo, ma purtroppo solo le piccole situazioni di intrattenimento musicale con uno o due musicisti, già tre iniziamo a essere, diciamo, un po' troppi, no? Per un discorso poi lavorativo, per noi professionisti c'è un discorso di cachet, che con tanti elementi, ovviamente dei locali, mi rendo conto che sono messi in situazioni critiche attualmente. Saluto il mio carissimo allievo attuale, sì, Mauro Mirti, che ci ha messo una buonasera. Ciao Mauro, saluto anche io. Saluto un grandissimo, anche a... sì, è una persona molto talentosa, è grandissimo appassionato, anche viene da, anche lui dalla musica afro-cubana, ha studiato, sì, tanti anni, e adesso stiamo facendo un lavoro straordinario con lui, sì, e lo saluto con tanto piacere, perché è veramente un talento molto... Mi unisco ai saluti. Ciao Mauro, io ho piacere di salutare anche Flavio Gioia, anche lui da Roma. Buonasera a te, Flavio, e poi ne approfitto per leggerti questa domanda di Simona Loca Lochita, che dice: le ritmiche brasiliane applicate nel Brazilian Jazz provengono da specifiche aree geografiche in Brasile come Bahia, Rio? Sì, diciamo sì, ovviamente. Non so, se vuoi rispondere tu, posso rispondere anch'io, come vuoi. Come vuoi. Il Brasile è un contenitore straordinario per quanto riguarda la musica, la cultura e i ritmi. Certo. Pensa che sono stati classificati più di 400 ritmi di matrice afro-brasiliana, afro in Brasile. Certo. E quindi con tutte le piccole differenze, no? Perché baiano, shashado, coco, sono, sì, tutti ritmi, per esempio, del nord-est, e tra loro, no, hanno tutte delle piccolissime combinazioni e differenze. Sì. E 400 sono un'enormità. E quindi questo sta a identificare una ricchezza culturale, ritmica, sì, e di fatto poi anche con gli strumenti che rappresentano questi ritmi, che sono le voci per questi ritmi, esatto, straordinaria. Quindi è chiaro, sì, che nel Brazilian Jazz c'è una contaminazione, diciamo, con la parte jazzistica che ho spiegato prima, riguardo, sì, soprattutto l'interpretazione e la, diciamo, l'improvvisazione, ecco, riguarda, sì, la parte, sì, improvvisativa, sì, e quindi chiaramente la matrice è dei ritmi e della parte culturale brasiliana. Sono d'accordo, anche perché comunque sì, può essere, diciamo, un arrangiamento ritmico più del nord-est, come il Baião, o più del sud del Brasile, comunque, diciamo, più sambeggiante. Aspettiamo un altro ritmo che si, sì, tende a, diciamo così, a non conoscere nella sua essenza, è il maracatù, che è un ritmo della regione del Pernambuco,
ed è un ritmo antichissimo di origine africana, con cui venivano incoronati gli antichi re, appunto, di origine africana. E quindi è un ritmo un po' che dà un'idea di processione, insomma, di processionale, no? Però è straordinario, perché anche nell'applicazione, per esempio, ecco, proprio prima ho nominato questa mia carissima amica musicista Christian Neves, ha fatto una composizione dove c'è proprio una parte dedicata a questo ritmo, al maracatù. Sì. E lei è straordinaria, perché lo suona con una naturalezza e una capacità straordinaria. Ed è un ritmo che apparentemente si presenta, diciamo, senza troppe complicanze, ma in realtà invece è abbastanza complicato da eseguire proprio in maniera precisa. E quindi, per dirne, ecco, uno di tantissimi, poi c'è il Barravento, straordinari. Esatto. No, ci sono tante ritmiche che vengono anche dal discorso del candomblé, no? Della parte più religiosa, no? L'equivalente della santeria cubana, che in Brasile si chiama candomblé, che a volte si sentono come arrangiamenti ritmici in alcuni progetti di musica jazz, chiamiamo, Brazilian jazz, no? Quindi le contaminazioni sono tante. Per fare un esempio, no? Molte persone hanno conosciuto il brano di Javan, Sina, attraverso l'interpretazione e il successo che ha avuto dei Manhattan Transfer, che avevano portato alla luce questo brano straordinario, che oggi è diventato quasi un brano da real book, no? Diciamo, Sina, come era, certo. Ecco, di fatto è un Ishesha, no? È un Ishesha, ritmo, è basato sul ritmo di Ishesha. Quindi chi conosce quel ritmo lo può, tra virgolette, suonare e anche cantare. Io ho fatto tantissimi seminari anche nei conservatori, dove purtroppo arrivavano le cantanti e tutte le volte imbattere, aiuto, e diventava tutto squilibrato, no? L'accompagnamento ritmico, eccetera. Quindi diventava un problema. Un altro brano a cui si può fare riferimento è un successo straordinario che ha avuto una cantante, Maria Gadú, sì, come di, no? Di un brano, esatto. Ultimamente, no? Pochi anni fa. Esatto. Adesso aiutami. Cimbalaye. Sì. Esatto, anche quello è... E quello lì, da metà in poi, diventa un maracatù. Un maracatù, esattamente. È straordinario, ma sai, poche persone lo interpretano così, eppure vedi, alla fine sono brani che sono finiti anche in discoteca, quindi alla fine credo che questo discorso che facciamo, quando è collegato al successo, all'interpretazione che viene data, corretta dal punto di vista anche dei mass media, no? E alla fine diventa tutto più semplice. Marco Catinaccio cita anche il libro di Caetano, Veloso. Un disco stupendo, straordinario, se mi permetti, io mi sono ispirato proprio a questo disco nell'arrangiamento di Aspastorinas, quel brano del terzo CD di Baduca Percussion che ho prodotto. Sì. E visto che Marco lo conosce, perché sicuramente è un musicista di grandissima qualità, un collega, se un giorno lo ascolterà questo brano, mi piacerebbe sentire una assolutamente sua. Proprio prima hai accennato il conservatorio, io vorrei proprio parlare di questa cosa, perché io ho letto, questa cosa non la sapevo, l'ho scoperta pochi giorni fa, proprio documentandomi sulle tue cose. Ovviamente io, come ben sai, conosco tanto dei tuoi progetti passati, però non sapevo che tu sei stato il primo insegnante, maestro di percussioni in Italia, confermami questa cosa, se ho letto bene, il primo a portare un corso di percussioni brasiliane in un conservatorio, giusto? È giusto. Beh, no, te lo dico perché guarda, è la cosa particolare, no? No, è vero. Già è particolare, scusami, già è particolare portare
le percussioni non classiche all'interno del conservatorio. È una cosa che, diciamo, probabilmente da pochissimi anni cominciano questi corsi, tipo un po' il triennio jazz, no? Diciamo che esiste da una decina d'anni, forse qualcuno in più. Ma portare le percussioni, tra virgolette, chiamiamole o etniche o latine che siano, ma proprio un corso specifico di percussione brasiliana è una cosa... percussioni moderne, no? Poi di fatto... Sì. Che sì, poi possono certo. essere di matrice brasiliana, cubana, cioè la cosa interessante a mio avviso è che le istituzioni possano in qualche modo aprire alla conoscenza di strumenti, cioè è un po' un'assurdità che in un conservatorio non si studino le io parlo in Italia, strumenti che sono di scolare tradizione e cultura, no? E un percussionista che esce fuori dal conservatorio italiano, un conservatorio, mettiamo, di grandissimo nome come Santa Lucia di Roma, sì. Dico, senta, ci servirebbe suonare un djembé. Che? Djembé? Cioè, guarda, Stefano, tanto... dicasi la stessa cosa per l'utilizzo di un triangolo. Per esempio, esatto. I percussionisti classici, adesso, per carità, però, sì. Spesso e volentieri, quando si parla di applicazione degli strumenti di percussione ai ritmi, fanno molta fatica perché la percussione nel campo classico è considerata soprattutto dal punto di vista ornamentale, cioè è una sottolineatura di eventi, no? Esatto. E quindi di fatto poi diventa un po' difficile entrare in contesti dove la percussione invece deve essere il motore della musica, capito? Fanno fatica perché non li conoscono gli strumenti e perché non hanno mai fatto pratica. Esatto. Quindi io mi sono inventato un po' l'applicazione della didattica tradizionale, quella proprio per tamburo, e agli strumenti di musica popolare brasiliana. Popolare. Ho proposto un corso e hanno accettato e sono, credo... primo, diciamo, comunque l'unico, diciamo, docente di percussione. Assolutamente, brasiliano. Sì, sì, sì. E infatti Marco Catinacci, il primo a portare il vaccino nelle classi di percussione dei conservatori. Purtroppo... È difficile, è tutto in salita per noi percussionisti, perché sapete da bene sempre. Ci considerano. Poi, diciamo... Però ecco, in alcuni posti, e forse veramente io faccio un distinguo proprio nel conservatorio di Frosinone, forse lì c'è veramente una grande qualità di docenza e anche di rappresentanza e credo che è all'avanguardia, ecco, rispetto a tante altre città italiane e quindi lo voglio sottolineare perché... Oltre a questo corso ovviamente nel conservatorio di cui abbiamo appena parlato, tu Stefano, io ricordo veramente, non so da quanti anni hai un corso di scuola di samba, diciamo, a Roma da 25-30 anni, forse sei stato uno dei primissimi, se non il primo, anche a creare un laboratorio stabile che ancora oggi va avanti, no? Io sono stato tanti anni fa dov'è che era la... dove sei venuto tu probabilmente era alla Magliana, ma da dove alla Magliana, sì, sì, ma dove è partito all'Accademia Romana di Musica, che approfitto per condividere, sì. Salutare nel 1991, quindi credo che siamo stati i primi in Italia, anche mi sa di sì, non lo so, però cioè del 91 tutto... stiamo parlando di 30 anni fa. Circa 30 anni. 29 anni fa. Sì. Esatto. Quasi 30 anni fa. E non si è mai sospeso, quindi è un laboratorio che io faccio dal 91. Sì, e sì. Sono passati, guarda, veramente devo dire tutti o quasi, insomma, i neofiti. Gli appassionati, ma anche tantissimi poi professionisti. Certo. Eccetera. Devo essere sincero. Sì. È stato molto difficile, ma il tutto è partito dal fatto che io sono andato a fare un lavoro in Finlandia nell'83, sì. Sì. E lì vidi che c'erano delle scuole organizzate a mo' di scuola di samba che
si riunivano e facevano dello studio della percussione, della didattica, in maniera perfetta, benissimo, proprio coordinati da musicisti finlandesi, capito? Allora lì mi venne l'idea nell'83 di realizzare, e ci ho messo un po' d'anni, perché prima per documentarmi, poi successivamente per trovare gli strumenti, poi per trovare il posto, e alla fine nel 91 all'Accademia Romana ho fatto partire questo primo corso dedicato alla batucata, alle scuole di samba, però tempo, diciamo, ho trasformato in scuola di percussione, perché è più corretto a mio avviso, perché il tutto io l'ho fatto passare, come ovviamente deve passare, attraverso un discorso musicale, cioè anche di alfabetizzazione musicale. Assolutamente. E sono convinto che, diciamo, per carità, è straordinario quello che è successo poi in Italia con la costituzione di tanti gruppi, ritengo che la cosa più importante sia mettersi in una condizione anche di poter imparare qualche cosa e offrire un servizio che passa sempre attraverso la musica. Quindi, assolutamente. Bisogna di insegnare quello che poi le persone vanno a prendere, quindi con una scuola. E questo ho trovato l'Accademia Romana di Musica, poi piano piano abbiamo trovato una collaborazione anche con altre scuole, insomma siamo arrivati fino alla scuola di oggi, dove collaboriamo con altri maestri straordinari e con una struttura che ancora è in piedi. Sì, fermato da questa pandemia che ha fermato tutto, purtroppo. Sì, comunque ecco, speriamo di riprendere a settembre, non lo so, perché certo le difficoltà sono veramente, sono tante, ma riprenderemo Stefano, io sono positivo, sono carico, appena ce lo permetteranno riprenderemo con più voglia di prima, con più forza di prima. Quindi ricordo, Stefano ha un'attività didattica veramente molto molto intensa. Fa tanti tipi di clinics, di stage, ad esempio questo qua ho trovato, corso libero sulle percussioni e sui ritmi nella musica popolare brasiliana, quindi ovviamente anche generi più specifici, come può essere il frevo, il pagogi, lo shoro, in altri stili come il samba reggae baiano e così via, come dicevamo prima, dal maracatù passando a Rishasha. Diciamo che ecco, un'attività didattica sempre accompagnato la tua attività da musicista live, no? da turnista e da perché comunque poi fatto insegnare confrontarmi con le persone, diciamo tra virgolette del mio livello, cioè con musicisti, perché lì tu hai una risposta immediata di quello che è le tue capacità, la tua missione, perché l'insegnamento è una missione, cioè non è solo un fatto di poter guadagnare, al contrario, il guadagno è l'unica cosa. Però dal punto di vista della cultura e culturale, noi dobbiamo sapere che abbiamo a che fare con la cultura, ed è un aspetto molto importante che non va sottovalutato. Tante persone che fanno finta di insegnare o che si pongono come docenti, come insegnanti, in realtà non lo sono e fanno del male. Per cui bisognerebbe pensarci assolutamente corsi come docente e come insegnante, perché sì qua potremmo aprire veramente una discussione di ore, io la penso come te, il discorso della didattica mi è capitato tantissimo invece di fare tanti seminari e workshop proprio nei conservatori, esatto, in tanti, a Latina, a Sassari, quindi, per farla breve, il discorso è che è molto semplice, cioè oggi la diffusione diciamo tramite il web possibile a tutti, quindi chiunque può caricare su un video su YouTube o comunque dire la sua, crea una confusione incredibile, quindi anche chi, come dicevi tu, non è insegnante ma è un musicista live, no? Che suona in determinati contesti, poi si permette magari di poter insegnare rovinando dei ragazzi che iniziano, no? Quindi ecco, io dico sempre, cioè, ci vuole molto rispetto per la musica nell'ambito della didattica, veramente tanta passione, e non deve essere solamente un modo, come ahimè, come hai appena comunque detto anche tu Stefano, per molti per arrotondare
o per far cassa e sfruttare il momento di notorietà. Ci vuole, è un discorso abbastanza delicato. Bisogna andare all'origine, cercare la verità delle cose, avere un'onestà nei confronti di questo mondo. Forse questo può essere anche chiarificatore, questo che sto dicendo. L'insegnante sì. Non deve essere uno che ti fa vedere quello che sa fare, ma un insegnante vero è uno che ti riesce a condurre fino al limite di quello che puoi e che sai fare tu come allievo. Cioè sa vedere le tue caratteristiche, le sa valorizzare e le sa prendere come base positiva per farti crescere. Cioè questo è il lavoro che deve fare l'insegnante. Bisogna diffidare di chi non sa fare questo lavoro perché può rovinare delle persone, capito? Ah, sicuramente. Io ho avuto tanti allievi anche nel mio piccolo, ho avuto tanti allievi che hanno studiato con personaggi più o meno improbabili e sono arrivati, sai, perché io ho fatto questo con quello, questo con quell'altro, e ho detto scusami se mi permetto, azzera tutto, perché non è così la cosa. E quando prendi dei vizi puoi ricominciare da zero. È difficilissimo, è veramente difficilissimo, quindi sono perfettamente d'accordo. Questa cosa non c'era, cioè ci sarà sicuramente stata, ma c'era prima dell'avvento del web, negli anni 90 era molto più difficile trovare questi personaggi. Oggi con il web all'ordine del giorno, chi si sa vendere bene, chi sa fare il video fatto bene, chi ha un po' di intraprendenza, ahimè, riesce a tra virgolette, passatemi questa parola, fregare il prossimo, no? Perché ovviamente, sai, chi è di questo mondo si accorge subito. Chi si approccia non sa che sta dicendo una cosa magari inesatta, che sta creando un problema che verrà fuori poi in un secondo momento, no? Nello studio di uno strumento. Questo vale per tutti gli strumenti, non stiamo parlando solo di percussioni, eh? Vale per qualsiasi tipo di strumento e non solo nell'ambito musicale, ok? Bene Stefano, allora io direi che siamo giunti al termine di questa trasmissione, abbiamo fatto 1:40 di live, io di solito io di solito cerco di non superare 1:15, quindi ringrazio tantissimo tutti coloro che sono rimasti fino adesso, sono passati tanti amici, tanti spettatori in questa 1:40, però veramente le cose da dire erano tante, io avevo piacere di dirle perché ripeto, Stefano per me è una carissima persona, oltre ad essere un grande musicista è un punto di riferimento per il mio cammino, il percorso musicale, e lo sarà sempre. Si è instaurato in questi anni anche un rapporto d'amicizia, quindi io Stefano ti ringrazio veramente tanto per aver accettato questo mio invito a Perk Talk. È stato un immenso piacere e spero di rivederti presto, ti ho promesso, salvo lavori ovviamente che non possiamo rifiutare, di venirti a trovare il 24 settembre all'Auditorium Parco della Musica per la presentazione del tuo disco, Stefano Rossini Battuti Percascio. La foto, 3. Sì, esatto, di quella presentazione straordinaria che avrei fare. Proprio esatto. Proprio il giorno che hanno chiuso tutto. Il giorno che hai chiuso il mondo, proprio il mondo è caduto. Purtroppo, guarda, allora trovando, però ho questa foto qua, questa dovrebbe essere la foto della presentazione. Mi sembra che ti avevo mandato proprio quella del Parco della Musica. Ok, adesso un attimo che la cerco, non so dove è andata a finire. Comunque sì, ecco, diciamo che forse quella del 6 marzo può sì, essere... Sì, esattamente, era proprio il giorno. Per fortuna poi il CD è uscito lo stesso, sta su tutte le piattaforme digitali, anche sul mio sito, anche per chi lo volesse acquistare. È un disco straordinario perché ci sono partecipazioni di musicisti di livello mondiale, e questo lo voglio sottolineare, che mi hanno onorato con la loro partecipazione, e credo che sia una delle cose più belle che ho fatto nella mia carriera, perché è veramente un disco straordinario con tutti i musicisti che suonano con me, con Battuti Percascio, che voglio ricordarli: Henry Cook al sax, Alberto D'Alfonso al sax, Ippolito Pingitore batteria, percussioni, Francesco Pingitore grandissimo chitarrista, Giuditta Puccinelli alla voce, Danilo Visco al basso, Francesca Mancini alla percussione, e poi tutti gli ospiti che hanno collaborato con noi: Sergio Galvão, un sassofonista straordinario, fratello Galvão. L'ho trovata intanto, vai, Galvão.
poi la stessa Natalino Marchetti, un fisarmonicista straordinario, un'orchestra di 40 elementi, un'orchestra d'archi, sì. Melissa Freire, che è una cantante straordinaria che ha collaborato in un brano di Sergio Santos nel nostro disco, quindi sì. Sono partecipazioni straordinarie, e lo spettacolo che faremo il 24 settembre sarà un vero spettacolo di musica. Eccolo qua, questa è la locandina, questa è la locandina, l'ho trovata, ce l'ho fatta, scusami. Intanto potete ascoltare o comprare, se lo volete, il disco, il CD, che è, ripeto, sul sito e sulle piattaforme digitali, e poi vediamoci tutti il 24 assolutamente. Grazie ad Alessandra. Due persone di cui, se mi consenti, l'associazione IACO di Foggia, con la quale collaboro da tantissimi anni e che stiamo mettendo su un centro di percussione molto importante che abbiamo chiamato IACO Samba School a Foggia, giusto? A Foggia. Esatto, e sono persone straordinarie, di una carineria pazzesca, non volevo dimenticarle, cosa che non sto facendo perché lo sto dicendo, e quindi Marica Perna, Alessandro Puccinelli, Alfonsina Spirito, sono tutte persone straordinarie, musicisti e persone con le quali collaboro per questa associazione straordinaria di Foggia. E poi salutare un pochino anche la parte brasiliana che c'è a Roma, con questo progetto meraviglioso di Italo Brasileirinhos a Roma, che sono praticamente tutti bambini, figli di italo-brasiliani che vivono in Italia e che hanno diritto e voglia di mantenere l'eredità culturale della loro provenienza, cioè brasiliana. E quindi c'è tutto un progetto per questi bambini, proprio per non perdere questa eredità culturale, che soprattutto per la musica, bello, tutto quello che è la ricchezza del Brasile, è così importante. Quindi saluto Cassiana Joaquim da Silva e poi le persone dell'ambasciata, Alessandra Stella Contini e tutte le persone che adesso non posso ricordarle tutte, ma sono tante, certo, immagino. Anche io ringrazio, straordinarie, che mi vogliono bene, e io lo ricambio come posso, non so cosa faccio per essere così, diciamo, ma guarda, lo dico io, lo dico io, permettimi di farti questo complimento, ti ripeto, prima di essere un grande musicista, un esperto del settore e una persona che ha dedicato tutta la vita a ricercare comunque la verità con rispetto e con passione nei confronti della musica, proprio quello che dicevamo prima di tutto ciò sei comunque una grande persona con la quale si sta benissimo, è una persona di una grande umiltà, e in questo mondo non è difficile trovare persone come te, Stefano. Quindi io ti ringrazio veramente di cuore, non vedo l'ora di ritrovarti, perché sicuramente ci rivedremo, verrò a Roma a trovarti per questa occasione, ma anche per altre occasioni. Spero di suonare insieme, assolutamente. Quindi io ne approfitto per ringraziare tutti coloro che ci hanno seguito questa sera in questo orario. Stiamo arrivando un po' in un orario un po' tardi, abbiamo superato le 11, quindi grazie ancora. Vi ricordo che Stefano comunque un sito, la lacrimuccia, ma Stefano, io lo dico veramente di cuore, cioè veramente ci sono poche persone nel mio cammino musicale importanti, e tu sei una di quelle, lo dico veramente con tutto il cuore. E Stefano ha un suo sito, ovviamente, che è stefanorossini.net, quindi ve lo scrivo qua, dopo lo andate a vedere con calma, e ovviamente anche un canale YouTube dove troverete tutti i video che ho fatto vedere e tantissimi altri. Quindi alla fine vi ripeto, metterò nei commenti della diretta tutti i link delle pagine di Stefano, dei video che abbiamo visto. Vi ricordo che questa trasmissione può essere vista anche in differita, perché rimarrà sulla pagina di Perché Talk, sul profilo di Stefano, sul mio profilo personale Luca Mattioni, e quindi la potete
potrete rivedere con calma se qualcuno di voi si fosse collegato magari alla fine di questa ora e 48 minuti, proprio adesso. Benissimo, allora io vi auguro una buona serata, ringrazio ancora tutti per i complimenti e i saluti che sto vedendo, ciao Frank Betancourt, ciao Francesco Pingitore, grazie mille, mi fa piacere che abbiate passato una bella serata, questo è poi l'obiettivo anche di Perché Talk, di stare insieme, di far passare comunque un po' di tempo spensierato in questa epoca ancora dura, perché sì, va bene, è finita la quarantena, ma ancora la situazione è abbastanza grave per tutto quello poi che verrà ancora. Stefano, grazie ancora di cuore, veramente, ti auguro una buona serata anche a te e ci sentiamo veramente presto, ok? Grazie. Complimenti a te, buona fortuna per la trasmissione. E per questa diretta e davvero tanti complimenti d'affetto di cuore, ti voglio bene, lo sai, e grazie, sei un bravissimo persona e musicista. Grazie mille, un onore, grazie. Ciao ancora, buona serata a tutti. Grazie. Ciao a tutti, grazie. Ciao.